Oh, e cari tutti, Zagarezza, cari, io sono Genius 39. E ci sono anch'io, Stone. Oh, e cari tutti, Zagarezza, cari, io sono Genius 39 e oggi siamo qui in questo nuovissimo video di Dragon Ball Xenoverse. Siamo nei duelli. Nello scorso episodio vi avevo chiesto se volevate Goku Super Saiyan God Super Saiyan contro Vegeta Super Saiyan God Super Saiyan. Voi mi avete detto di sì, ma mi avete detto anche di fare Gohan contro Cell. Ma non mi avete specificato quale Gohan e quale Cell, ma penso che intendiate Gohan Super Saiyan secondo livello. Comunque, ditemi chi, specificate la trasformazione di Goku. Se mi dite Goku, Goku ce ne sono 300, c'è Goku Super Saiyan, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, Kaioken, Kaioken per 20, Kaioken per 5. Specificatemi la trasformazione, se ce l'ha ovviamente. Comunque, in questo episodio farò Goku Super Saiyan God Super Saiyan contro Vegeta Super Saiyan God Super Saiyan in un campo casuale, che è il campo aperto. Questo turno è il campo aperto. E nel prossimo invece farò Gohan Super Saiyan secondo livello bambino contro Cell, massima potenza, forma perfetta. Lo stemma che c'ha Goku Super Saiyan God sulla maglia fa schifo, anche se è lo stesso detto a Vegeta. Ma Vegeta fa ancora più schifo, perché quella tuta non mi piace per niente. Ma per niente, per niente. Anche se volevo dire per niente proprio, però Vegeta si becca una raffica di colpi, attenzione. Tutti quanti a fare sempre ste barriere del merda, oh. Sbagliato mossa, però ok. Adesso te la faccio pure io così. Oh, ma salve Vegetino. Cosa sei? Cosa ordina? Oh, massa finale, attenzione. Ci ha presi. Come cazzo ho fatto a prenderci? È istantanea. Boh, beccati l'onda energetica su che la camera di rompente. Avremo anche il super pugno di Dio. Andiamo a fare questo. Vieni qua. Però se si fa lo scudo non ha effetto. Vabbè, super camion a teletrasporto, vai e separa. Ah, smetti di pararti da tutti i nostri colpi. Vegeta, vieni qua. Vegeta, sei stronzofilo, guarda. Ma sei uno stronzofilo di prima categoria, perché ci fa il Big Bang. No, vabbè, Vegeta, io e te non parliamo più. Boh, beccati il Dragon Fist, che qua viene chiamato pugno di Dio, però ok. Kamehameha teletrasporto! E te lo becchi in due cool, Vegeta, Vegeta. Beccati la presa. Gira, gira il mestolo, tira sul coperchio. Voglio farvi vedere la mossa super lampo stordente divino, però. Perché l'altra mossa finale è una super Kamehameha normale, quindi non è che ci sia così tanto. Ho sbagliato mossa, porco schifo. Non morire, non morire, non morire. Perfetto, bravo Vegeta. Bravissimo. Eccola qua. Po'. Mossa incredibile e vinciamo lo scontro. Goku Super Saiyan God Super Saiyan. Andiamo alla selezione personaggio. Adesso facciamo l'inverso. Vegeta contro Goku. Quindi Super Saiyan God. Campo casuale. Oh, spazio pianeta Vegeta. E infatti Vegeta, da dove viene il pianeta Vegeta? Anche Goku, però ok. Si chiama pianeta Vegeta perché Akira Toriyama non aveva fantasia per dare un nome a quel pianeta dei Saiyan. Anche se ha fantasia per definire la razza Saiyan, la razza namecciana, il pianeta si chiama Vegeta in onore al re Vegeta. Il figlio si chiama Vegeta e quindi sono tutti quanti vegetali. Ok, battute di merda, ma tanto lo sappiamo quanti, tutti quanti, che se battute su Vegeta si fanno. Perché Goku sta fermo a guardarci mentre noi ci caghiamo addosso? Ci caghiamo addosso, stavo dicendo, sì. Vieni qua. Allora, le mosse finali sono lampo finale e super cannone Garlic. Il super cannone Garlic lo possiamo caricare. Quindi vai! Boom! Mamma mia! Si è fatto lo scudo, sto stronzo infame. Cioè, io sto lì tutto il tempo a caricarmi il super cannone Garlic e tu che fai? Ti fai lo scudo? Super canone Garlic! Ok, si sono nullificate grazie all'onda energetica di Goku. Di Goku, ho detto, di Goku. Oggi non so proprio parlare. Comunque, vediamo un po'. Colpo finale, attacco bimben, contrattacco di rompente. Queste sono le altre mosse. Andiamo a farle un po'. Questo cos'è? La mossa fighissima che si chiama colpo finale. Non so cosa ho fatto, non me lo chiedete, però ok. Questa qua. Aspetta, il colpo finale
Ecco, ok, sì, questo qua è il colpo finale. No, cazzo della rola. Pensavo di essermi protetto, invece no. Contrattacco di rompente, lo vuoi fare? Che figata! Che figata sta cosa! E adesso attacco Big Bang! Big Bang attack! Siamo troppo OP, veramente. Super cannone Galick! Non lo becchiamo, però va bene con lampo finale! Boom! Si protegge sempre, Goku bifido bastardo sei. Sempre a proteggerti, Maroni! No, perché non la continuo mai quella combo, sono stupido. Muoviti quanto... Super lampo finale! Si sono nullificate un'altra volta, perché noi siamo pro e quindi ci nullifichiamo. Questo dimostra quanto Vegeta e Goku siano all'altezza. Ah, vi ricordo sempre di dirmi... Che cazzo ho fatto? Qual è secondo voi il più forte tra Goku Super Saiyan, God Super Saiyan e Vegeta Super Saiyan, God Super Saiyan? Sia riguardo all'anime, anche se non si sono ancora visti, a meno che non avete visto il film doppiato in giapponese e subbato, anche se non so se esiste in italiano, o in base al gioco. Ditemelo voi nei commenti chi secondo voi è più forte riguardo a mosse, eccetera, eccetera. Perché, no, io pensavo di essermi trovato... Vabbè, ciao. Lampo finale... Boh, mamma mia, quanto gli togliamo col lampo finale. Boom. Un pugnetto e Goku muore. CCVP. E Vegeta vince. Comunque ragazzi, per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate dicendomi quali altri combattimenti fare, sia uno contro uno, due contro due, tre contro tre, ma specificate le trasformazioni, mi raccomando, e tutti i vestiti strani anche se volete. Ad esempio Videl con la tuta da scuola, Videl con le treccine, eccetera eccetera. Se non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao ragazzi!